Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento con Cosmo Dance Lab. Io sono Giulia Pauselli e sono una ballerina professionista. Ahimè, oggi è l'ultimo appuntamento di quattro e niente che dire, sono volate queste settimane, io mi sono divertita da morire e ci tengo tantissimo a ricordare che questa coreografia è stata pensata apposta per le donne per mettere in risalto la femminilità e la bellezza femminile. Ci tengo tantissimo a sottolineare sempre che la donna è sempre, sempre, sempre soggetto e mai oggetto. E questo è stato il primo pensiero quando ho iniziato a montare questa coreografia. Ci ho tenuto particolarmente a creare una coreografia che fosse facile per tutti, perché in questo progetto la danza doveva essere per tutti veramente, anche per chi magari non ha mai avuto un approccio a quest'arte meravigliosa. Quindi vi ringrazio per avermi seguito e niente, adesso ci scaldiamo un pochino, proprio veloce, 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 e andiamo a ripassare la coreografia che avete già imparato nelle scorse puntate. Oggi andremo a concludere e a dare qualche dettaglio, diciamo, per migliorare ancora di più la performance. Siete d'accordo? Iniziamo. Eccoci qui, iniziamo a scaldarci veloci veloci e poi andiamo subito alla coreografia. Allora, mi siedo e da qui mi metto comoda, faccio fare delle belle circonduzioni alla mia caviglia. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio zampa, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, senso inverso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benissimo, adesso avanti e indietro, se volete potete appoggiare le ginocchia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da qua cerchietti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, senso inverso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bacino, come se avesse l'hula hoop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, senso inverso, 1, pensate di avere l'hula hoop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto, ci risediamo, scaldiamo le spalle, mani appunto sulle spalle e piccoli cerchietti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, testa, prima a sinistra o a destra è uguale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù su adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da qui circonduzione della testa, mi tuffo avanti, quindi avanti, lato, dietro, lato, giù, in maniera più organica. Non andate troppo veloce che poi vi gira la testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrario, sinistra, destra. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e ci siamo. Se avete ovviamente bisogno di scaldarvi un pochino di più, fermate il video, fate gli esercizi che meglio credete per scaldarvi o ripetete questi che vi ho mostrato io e poi rimettete play. E noi adesso siamo pronti per ripassare la coreografia e poi andare avanti. Allora, rivediamo insieme l'ultima parte dell'episodio scorso. Ci siamo? Lo ricordate? Avete ripassato? Lo spero per voi. Dai, sto scherzando, penso di essere una maestra abbastanza buona. Da qui vi ricordo che abbiamo finito il secondo ritornello, da qui abbiamo un ottavo, ovvero una camminata in 8 tempi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, da qua mi siedo, 7, 8. Da qua 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, chiudo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, e qui abbiamo 4 pose libere. Io faccio 5, 6, 7, 8, ok? Vogliamo vedere come va in musica? Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com'è andata? Me la siete ricordata? Spero di sì. Allora, in verità, io l'altra volta non vi ho detto niente, ho fatto la gnorri, però siete state bravissime perché siete riuscite a concludere la coreografia non in 4 puntate, ma in 3. Quindi oggi ripassiamo, ripassiamo e andiamo a vedere tutti quelli che sono i dettagli per poterla performare in maniera più sensuale possibile, in modo che anche voi vi sentiate più belle possibile. Ci tengo veramente tanto. Molto bene, ragazze! Quindi complimenti a voi che siete riuscite ad imparare la coreografia solo in 3 puntate. Adesso andiamo a lavorare bene bene. Rivediamo una volta senza musica dall'inizio e poi voglio darvi delle piccole chicche, delle perle che spero ne facciate veramente tesoro, perché non capita spesso di poter fare delle lezioni in cui una donna aiuta altre donne. Vi assicuro che è molto raro, anche nel mio lavoro. Per questo io ci tengo invece a, non voglio dire essere un'eccezione, però ci tengo tantissimo a condividere quello che io ho imparato da altre donne. Quindi, let's go! Allora, camminata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi posiziono. 7, 8, mi giro poco poco e guardo il pubblico. Da qui abbiamo bacini. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Adesso 3 doppi e 3 singoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ripeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Doppio di lato. Mi giro dall'altra parte. Altri 2 e sono pronta per iniziare il ritornello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, camminata. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 1,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ritornello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Camminata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi siedo. 7, 8. 1, 2, 3, 4, spalla, mano, mano, chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Molto bene, adesso andiamo a vedere i movimenti nel dettaglio e li curiamo veramente bene. Allora, voglio insegnarvi bene questa camminata. Intanto le ginocchia vanno stese molto bene perché se voi camminate così, non è la stessa cosa di camminare così. Questa è una camminata falcata. Proprio come pensate di essere delle gatte o dei cavalli che hanno una camminata così bella e regale. Stessa cosa quando camminiamo, esempio, una coreografia del genere, bisogna essere super feline. Quindi, cosa faccio? Incrocio bene e vado oltre la mia comfort zone, perché se camminassi così non avrebbe la stessa bellezza della camminata che vi sto spiegando io. Quindi da qua alzo bene il ginocchio non è mai aperto, ok? Sempre le cosce che si sfiorano. E incrocio. Quando appoggio il mio fianco esce, quindi iniziamo con piede destro, fianco destro che esce, piede sinistro, fianco sinistro che esce ed è così, e anche qui facciamo quel famoso 8 che poi ritroviamo dopo dietro. È la stessa cosa, quindi facciamo questo esercizio 8. Mi raccomando, mai, non aprite mai, se no diventa Pinocchio, ok? Sempre le ginocchia che si toccano e sfiorano. Mazza che bello, non dovete mai lasciare. E da qui stessa cosa di questo esercizio, però un po' più in diagonale, non avanti così, ma in diagonale. Quindi il mio ginocchio verso diagonale sinistra, diagonale destra. Quindi 8. Prendete questo movimento, adesso cercate di metterci pure i passi. Quindi passo 8, sinistra 8, destra 8, sinistra 8. Proviamo di schiena. Ricordatevi sempre che la vostra schiena parla, non è una schiena così buttata al caso. Date l'importanza, pensate di avere gli occhi anche qui dietro e che quindi continuate a guardare e a catturare il pubblico che vi sta guardando, anche se siete di schiena. Quindi da qua procediamo con la camminata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se volete qui mi giro un pochino e poi ci ripenso. E qua inizia la musica. Andiamo coi bacini. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, qua per dare ancora un po' di più quell'aura di mistero, se rimanete così tutto il tempo, ogni tanto date un piccolo accenno come se voleste guardare oltre la vostra spalla per cercare di capire se il pubblico è ancora attento su di voi, ok? Quindi quando volete voi, ovviamente cercate di non fare il contrario, ok? Non andate bacino inverso, testa
inversa, ma andate sempre dalla stessa parte. Quindi 1, 2, 3, 4, ogni tanto guardo, 7, 8. Da qua inizio i doppi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Magari possiamo marcare un po' di più gli ultimi, ok? Questi più morbidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Facciamo così, è più interessante. Quindi morbido, 3 e poi gli ultimi tre singoli un po' più dinamici, un po' più forti. Quindi 7 e 8. Da qui, ovviamente abbiamo ripetuto per 2 volte. Da qui abbiamo semplicemente apro, chiudo, apro, chiudo, vado a sinistra, apro, chiudo, apro, chiudo. Ma qui ginocchia invece belle flette e da qua aggiungiamo il bacino, come se volessimo fare questo. Come se volessimo fare apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Poi aggiungo il passo successivo, quindi apro, chiudo, apro, chiudo. Dall'altra parte, apro, chiudo, apro, chiudo. Da qui, petto in fuori. Quando dico petto in fuori, non è semplicemente questo, ma è questa parte, il décolleté, che si proietta e cerca la luce. Ricordatevi sempre questa cosa, cercate la luce. Immaginatevi che siete su un palcoscenico e che c'è il follow spot, ovvero l'occhio di bue che vi segue, e voi dovete illuminare la scena. Siete delle star, ricordatevelo. Quindi, 1, 2, 3, 4, mi giro dall'altra parte, 5, 6, 7, 8. Qui ovviamente potete giocare, ok? Usate un po' la spalla, i capelli, tutto ciò che ci rende uniche, belle e femminili. Da qui, ritornello. Gamba destra si appoggia fuori, il piede tocca terra, ma solo il mio alluce, quindi non cercate di fare questa cosa terribile come se voleste, non so, spegnere un mozzicone di sigaretta, ma è questa parte qui che cerca il pavimento, quindi uno e tutt'uno il movimento, la caviglia segue il movimento della gamba, lo shape fino ad arrivare al bacino e poi qua. È come se vi spezzasse, quindi tutta questa parte va a sinistra e io non continuo, non vado a sinistra, ma vado in opposizione. Quindi lavoro bene con gli addominali e faccio questo movimento qui. Fatelo anche voi, senza muovere il bacino, non è questo, ma è isolazione. Quindi le mie costole si devono spostare a destra e poi a sinistra, destra, sinistra, come se qualcuno vi spingesse dalla maglia. Questo è. Quindi da qui, posa e automaticamente vedete il mio busto va in opposizione. 1, 2, 3, 4, al 5 mi piega ancora un po' di più. Qua pensate proprio a Betty Boop. 5, 6, bacino, 7 e mi piego 8. 1, 2, braccia dietro, come il riscaldamento di prima. 1, 2, 3, 4 qui, gobba, stessa cosa dell'esercizio di prima. 5, da qua faccio. Da qui appoggio, stendo, piego, stendo. Ancora, piego, stendo, piego, stendo. Qui vado in una specie di diagonale, ok? E qua stendo tutta la mia gamba. E questo deve essere proprio un momento in cui faccio vedere tutta la presenza della gamba femminile. È un po' come la camminata di prima, quindi una gamba forte e determinata. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado un pochino più veloce. Stessa cosa a sinistra. Da qui camminata, di nuovo lo stesso discorso di prima. Incrocio bene. 1, 2, 3, 4. Qui faccio solo apro, chiudo. Apro, chiudo, su col braccio pure che fa questo, su, quindi apro, chiudo, su, giù, bacino, bacino, stessa cosa a sinistra, quindi sono qui,
1, 2, 3, 4, apro, chiudo, su, scusate, giù, su, ancora. Inizio con la destra, la prima volta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. Anche qui la posizione è stessa cosa di prima, però vedete? Anche se non ho la gamba aperta, ok? È la stessa cosa quando ho le gambe chiuse. Da qui faccio semplicemente apro, chiudo, apro, su e giù. Ancora. Apro, chiudo, apro, su e giù. Con le braccia. Le braccia fanno semplicemente. Va prima la sinistra sopra, poi la destra, di nuovo la sinistra, testa, bacino. Le mani sono così. Testa, bacino. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Però è in questo senso qui, in questo verso qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qua bacino. Prima di fronte a me. 1, 2. Di schiena. 3, 4. A destra. 5, 6. 3 o 2 veloci. 7 e 8. O 2. È uguale. Ritornello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado un po' più veloci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui camminata. Inizio con la destra. Stessa cosa di prima, una bella camminata forte e potente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi siedo, 7, 8. Adesso, non spavalanzatevi comode, ma le vostre ginocchia devono puntare in diagonale, quindi apro e vai in diagonale e piuttosto è il basso gamba che allungo, non accorcio facendo questo, ok? Così sembra un ragnetto. Da qui apro e il mio basso gamba si allunga, quindi ginocchio in diagonale, rotola, rotola, rotola in diagonale e il mio basso gamba che spinge verso la terra. Il collo del piede che esce fuori, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3 giù, mi alzo 4, faccio una spalla con la destra, spalla, indico il pubblico lì a destra, mano a sinistra e chiudo, quindi questo movimento è irregolare, non è uguale a destra, faccio spalla, mano, mano, chiudo, ancora, spalla, mano, mano, chiudo. Da qui incrocio, prima a destra sulla sinistra, incrocio e quando incrocio non è a quattro papiccicate, ma qui la mia gamba segue sempre una diagonale lunghissima, come se avessi delle gambe chilometriche. Quindi 1, 2, scrocio, 3, 4, stessa cosa. Da qua 5 apro, qua stendo sempre bene la mia gamba, 5, mi alzo 6, 7, 8 e mi aiuto con la sedia, ok? Da qui 1. Due, stessa cosa, è come l'esercizio di prima riscaldamento. Non potete dire che sono una cattiva insegnante. E faccio destra, sinistra, destra, sinistra. Vedete che tutto quello che abbiamo fatto prima nel riscaldamento lo ritroviamo nella coreografia. E questo è stato pensato apposta, in modo che già durante il riscaldamento aveste il modo poi di lavorare alcuni esercizi che era più facile poi rivedere nella coreografia e riconoscerla. Quindi destra, sinistra, destra, sinistra, destra. In conteggio sarà 1, 2, 3, 4, scusate, 1, 2, 3 e 4. Quindi molto più veloce. 1, 2, 3 e 4. Adesso qua avete quattro pose a scelta, come volete voi. Queste sono le mie, non mi copiate. Vogliamo provarla a farla in musica? Meglio con questi dettagli, ricordatevi sempre di sorridere e di divertirvi, perché qua nessuno assolutamente vi vuole giudicare, ma è un momento per noi, per divertirci e per sentirci belle. Quindi è importante che ricerchiate nel movimento
la giusta dinamica per sentirvi belle. Non dimenticatevelo. Ragazzi, che dire, grazie, grazie di cuore. Vi sto immaginando a casa che vi divertite e che scatenate tutta la vostra femminilità. Spero veramente di avervi insegnato qualcosa, che possa esservi utile non solo se avrete occasione di ballare, se ballate, ma anche solo quando pensate di andare una serata, vi mettete i tacchi e iniziate a praticare una camminata assolutamente diversa. E sono certa che qualcosa vi sarà rimasto da queste quattro appuntamenti, da queste quattro lezioni. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito i miei tutorial e niente, vi ricordo comunque che potete ripassare, potete vedere la coreografia, la potete imparare anche in un secondo momento perché i video sono salvati su tutte le pagine social, sui profili social di Cosmopolitan, quindi Instagram, IGTV, Facebook, sul sito di Cosmopolitan e sul canale YouTube sempre di Cosmopolitan. Quindi ragazze, approfittatene, io ho cercato di insegnarvi quello che altre donne hanno insegnato a me ed è super importante che tra noi donne ci sia veramente alleanza e tanta voglia di sorellanza, diciamo così. Io vi lascio e vi auguro una buona estate. Grazie, grazie di cuore per avermi seguito. Vi mando un bacio grandissimo, davvero grazie.